Ciao amici di Italia Top Games, eccoci qua a giocare Spagna-Italia per la seconda sfida dell'evento nazionale. Io vi dico che probabilmente dalla prossima settimana farò solo una sfida ad evento, perché già c'è una certa reiterazione di quello che c'è da fare. Come se non bastasse, non mi fai neppure cambiare la squadra, cara Konami. Io penso che abbasserò ulteriormente le mie partite con la speranza che prima o poi arrivi qualcosa di nuovo. Una sfida d'evento, poi magari durante le feste, ancora non so bene il programma delle feste, ma potrebbe pure essere che faccio qualche giorno, qualche settimana di pausa. Comunque cercherò di mantenervi aggiornati anche con qualche video outdoor. Adesso vediamo come va. Comunque qui dobbiamo vincere contro la Spagna per fare i primi 3 punti dei 6 che servono per questa sfida. Tolto Insigne che è giù, Donnarumma è su, benissimo, Raspadori no, pessimo, ho avuto una pessima impressione, Bonucci sta su, quindi va benissimo lui. La Spagna lo sappiamo bene che è una brutta bestia, lo ricordiamo in Nations League. Lo ricordiamo anche agli europei, dove ce l'abbiamo fatta, ma è stata molto, 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 molto dura. E quindi, ragazzi, fate il tifo per l'Italia, fate il tifo per me, fate il tifo per Italia Top Games e speriamo di portare a casa i primi 3 punti dei 6 che servono per vincere questo evento. Un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare un illuminato cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Immobile! Occasione per il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. È posizione irregolare però. Palla Bernardeschi, vede lo scatto e cerca la profondità. Fuori gioco. In fuori gioco. L'avevo visto sin da prima, pensavo che però. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Si incunea tra gli avversari con un numero. Attenzione, tentativo verso la porta. Altra chance. Vai Di Lorenzo, grande. E finora la difesa sta reggendo veramente bene. Pensavo mi desse fallo, era fallo, ecco. Il ministro intellettuale mi viene a dire che la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Avevo usato alle due in maniera forte. Dai ragazzi, dai che possiamo vincerla questa, me lo sento. Attraverso un grande intervento del portiere. Certo, se poi iniziamo il tiro al bersaglio come la partita precedente. Intervento pregevole. Prova a darla profonda nello spazio. C'è un altro corner a loro disposizione. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Se ne va. Bernardeschi. Cioè, ragazzi, e questo è un passaggio quantomeno discutibile.
Quanti tiri ho fatto? Pallone interessante in verticale. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. E passa. Bravo Bastoni. Riesce a rubargli il pallone. Si libera la grande. Llorente. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. C'è la palla lunga, in avanti. Palla a Bernardeschi. Berardi. Calcio di punizione per l'Italia. Il giallo sembra la risposta adeguata, e infatti è così. E ci mancava pure che non fosse giallo questo. Barella. Sceglie di andare per vie verticali. Cross di Berardi. Cerca il tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Oggi niente lag, ma ragazzi, non va dentro, non va dentro questa palla, ma com'è? Jorginho vede lo scatto e cerca la profondità. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Non ho capito, c'è stato un semibanco. Non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La conclusione. Bravi, bravi. Con tenacia, senza paura, si è opposto al tiro e l'ha deviato. Ha reagito d'istinto, con rapidità ed efficacia. Koke, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Koke sceglie tocco corto. La conclusione. Grande opportunità. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Dai, ragazzi. Ci prova con un pallone profondo. Cercano l'azione veloce. E passa! Ferran Torres. C'è spazio per calciare. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Non era affatto facile fare di meglio, troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Ottimo intervento! Sfida di qualità qui, un'azione pregevole. Nessun dubbio. Arriva ma dai! Vediamo cosa decide, scatta la munizione, prevedibile. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Se ne va. Scodella in avanti. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Avrà un minuto di descuento. Pallone lungo in verticale. Prova a darla profonda nello spazio. Ragazzi, è dura. Arriva il fischio dell'arbitro. Cambiamo subito Verratti che in campo si dirigono con la munizione non mi piace affatto. Senza reti si ripartirà dallo stesso risultato con cui iniziò la partita. E poi domanda tutti dentro chiesa a possibilità. L'incontro giocato finora senza timidezza e a tutto campo. Questa è senza dubbio una piacevole notizia per noi spettatori disinteressati. Andranno avanti così fino a trovare la via del gol? Per ora questa strategia non pare aver funzionato, ma chi la dura la vince. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Ferran Torres. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Qui c'è il tiro. No! Un po' strepitoso.
Ma che gol strepitoso, sbagliato in difesa. Sono entrati in campo decisi a fare bene. Il suo gol è una logica conseguenza. Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. 1-0 dunque. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Attenzione, può avanzare e tirare. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. E passa. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ottiene un buon calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro. Quest'arbitro è un po' scassato, eh. L'Italia ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. L'assistente a este partito astiene. Passaggio splendido, una chance. Eccolo il tiro. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Dai. Sceglie di andare per vie verticali. Qui cercherà il tiro. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Koke. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Filtra la palla in profondità. Ecco il filtrante per Immobile. Immobile! Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Che gol, Fabio! È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Perfetta parità dunque. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Si libera la grande. Prova a tirare. No. Una grande partita oggi. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. E non è fallo, vabbè. Si rompe l'equilibrio ed Immobile. Ed è gol. Battuto, rete. Tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Hanno ritrovato la parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Ecco un'occasione di contropiede. Palla al centro. Occasione da rete. Gol! Grande Giorginio. Vivissima che ora ha cambiato dominatori. Bravi. Ma che gol! C'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Ah, attendi un istante, io aspetto, caro avversario. Aspetta. Che gol! Ed è gol, cheat crudeli. Ed è gol, cheat crudeli. Ed è gol, cheat crudeli. Cambio di giocatore
bene Spagna. Via, tutti giù, tutti dietro. Tatticamente nel loro scacchiere. Catenaccio. Adesso con tutto, anche se solo con un gol di scarto. L'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Ferran Torres. Ah, yeah. Bella azione sulla corsia di sinistra. E passa. Riceve in ottima posizione. Grande giocata difensiva. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Bravissimi. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Nostra. Dalla. Lorenzo Pellegrini. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco il tiro. Hanno trovato il gol. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Che partita eccezionale, ragazzi. Ha vinto la sfida. Stupenda. Beh, ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Qualcuno ha acquittato, no? Una tripletta voluta, cercata, ottenuta. Marco, e nel minuto 88. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. Mi sa di sì, invece, perché non si va avanti. Ecco qua. E vabbè, è uscito, non importa, i tre punti sono arrivati. Bello, ci siamo divertiti. Questo punteggio è falso, 3-0, ma comunque va bene, i tre punti li abbiamo portati a casa. Dai, al prossimo video. Ciao.